Questa è una scelta che nasce dal mese di agosto, quando insieme a un gruppo di amici abbiamo deciso di provare a dare una voce nuova alla città di Imperia. Il gruppo di amici è cresciuto tanto di arrivare a sederci al tavolo del centro-sinistra, che da agosto fino a dicembre ha lavorato per cercare di allargare al massimo una coalizione che possa contrastare l'attuale amministrazione. A dicembre, come tutti sapete, il Partito Democratico, ma non il Partito Democratico, una parte dei dirigenti del Partito Democratico ha scelto di rompere questa coalizione e di creare un problema di unione. Imperia Rinasce si attesta e si prende il merito di questa operazione perché lavorando tutti insieme siamo riusciti a rimettere a un tavolo dei gruppi che erano frantumati. E il mio non è un passo di lato, ma è un passo per la città per dimostrare che Imperia può avere un'amministrazione trasparente basata su quelli che sono i canoni di democrazia, trasparenza, di attenzione per gli ultimi, che in questa città purtroppo dove si costruiscono ponti, dove si costruiscono piste ciclabili, gli ultimi sono dimenticati. Se pensiamo che le assistenze alle persone con disabilità, con persone che hanno problemi di solitudine, ai ragazzi che non hanno una scuola estiva degna di tale nome ed altri problemi sul sociale, manca la cultura, non abbiamo un teatro, non abbiamo un punto di unione, penso che il mio non sia un passo di lato, ma sia l'inizio di una costruzione di un futuro democratico sulla città di Imperia che manca ormai da quasi 40 anni. Quello che mi preme dire, ed è la cosa più importante, oggi noi qui oggi siamo riusciti a mettere insieme una coalizione, che è la coalizione progressista che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Imperia. Per quanto riguarda Ivan Bracco, devo ringraziarlo per aver fatto un passo di lato, perché era molto più avanti di noi sul lavoro e quindi lui poi ci darà supporto per quanto riguarda il programma e più avanti con la lista. Il fatto che abbia fatto questa scelta, secondo me, è un segno di grande generosità. Noi oggi siamo tutti qui comunque coesi, pronti per presentare un modello diverso di amministrazione della città e poi lo dirò più compiutamente alle tante persone che vedo qui sono venute a trovarci e soprattutto sono venute a sostenerci. Quindi il nostro progetto è questo, con l'idea eventualmente anche di allargarlo, non è detto.